Pescara terrà battesimo, la prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia che si svolgeranno dal 28 agosto al 6 settembre. A Montesilvano stamane oltre 30 delegati dei comitati olimpici dei 24 paesi che parteciperanno all'evento sportivo. Sono 24 le nazioni partecipanti, 11 le discipline sportive, oltre 1500 gli atleti. Lo stadio e l'arena del mare, le piscine e le naiadi saranno campi all'aperto delle gare, rigorosamente in spiaggia e in acqua. Dopo il successo dei Giochi del Mediterraneo del 2009, Pescara è stata scelta come trampolino di lancio per la versione estiva dei giochi, che hanno l'obiettivo di coinvolgere tanti turisti dall'Italia e dall'estero. Allora, intanto l'evento di oggi è la cosiddetta riunione degli chef de mission. Gli chef de mission sono i capi delle delegazioni olimpiche che verranno a Pescara in rappresentanza dei 24 paesi. È un evento che in questi eventi importanti come le Olimpiadi, i campionati del mondo, si fa 5-6 mesi prima, proprio perché questi capi delegazione devono acquisire tutte le informazioni tecniche e organizzative sullo svolgimento dei giochi. E poi l'evento importante è quello dei primi giochi sulla spiaggia. E già l'importanza deriva dal fatto che sono i primi giochi, quindi noi facciamo un po' da cavia, ma evidentemente hanno affidato a Pescara questo evento proprio perché nel 2009, dove anche io c'ero, abbiamo fatto una bella figura tutti quanti. Simbolo dell'evento sportivo, le infradito colorate nel mondo, chiamate flip-flop, elemento irrinunciabile di un'estate che a Pescara quest'anno sarà più lunga. Tre terre, tre popoli e un unico mare, il Mediterraneo, cerchi e colori che raccontano la storia dei giochi nel logo della manifestazione. Cercheremo di fare bene al massimo possibile, nonostante la ristrettezza economica che ci ha, come dire, indotto a rivedere alcune situazioni, alcune posizioni, anche quella di dover tagliare alcune discipline. Ciò detto, però, siamo impegnati al massimo. Difficoltà, ma le supereremo come abbiamo sempre fatto in questo tempo e come siamo abituati a fare noi abruzzesi.